Ansaldi Mauro, Nato. 1303-1957. Sì. Dove è nato? Torino. Il giuramento, l'impegno. Devo leggere? Sì. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Prego, la parte civile. Buongiorno signora Saldi, sono l'avvocato Forti del Collegio di Parte Civile. Allora brevemente le chiedo innanzitutto di farmi un brevissimo excursus politico sulla sua militanza, cioè in sostanza con Brevissimo che. excursus sulla sua militanza politica, non un excursus Su un politico. excursus, chiedo scusa, sulla sua militanza politica. Quindi a quale gruppo ha aderito, di quale gruppo ha fatto parte? Terza posizione, quadro politico, dal 1900, fine 79 in poi, confluito poi in una parte dei NAR 2. Quindi ho avuto la responsabilità di gestire un nucleo di supporto nell'area torinese che si occupava prevalentemente di farvalicare le montagne, cioè le Alpi, ai latitanti. Dopo sono entrato anche in un nucleo operativo in operazione di autofinanziamento. Tutto questo comunque è ampiamente descritto nei verbali resi nel processo NAR 2 di Roma. Sì, questo senz'altro, però la Corte non è a conoscenza, quindi passano attraverso le sue dichiarazioni. Chi fu la prima persona con cui ebbe contatto nel gruppo terza posizione? I suoi rapporti Credo con. la responsabile della testata giornalistica di allora, Donatella Bianchi. Sì, ma c'era anche un'altra persona attraverso cui lei conobbe Donatella Bianchi? Non mi sembra di no, perché io ero interessato, noi eravamo un gruppo, diciamo così, di fuoriusciti dal movimento sociale in quell'epoca, ed eravamo interessati a quella testata giornalistica. Sulla testata c'erano i riferimenti di Donatella Bianchi e quindi l'abbiamo contattata direttamente. Ecco, no, e allora a supporto della sua memoria le leggo un passo Sì. di un verbale del 21 aprile 1983 reso all'ufficio istruzione di Bologna, in cui dice che, lei dice, i miei rapporti con terza posizione iniziarono attraverso la Dinolfi, Ah beh sì, ma dopo, Donatella persona che Bianchi. conosco nell'agosto del 1980 e che ospitai per qualche tempo a casa mia, Certo, allorché era latitante. confermo. Perfetto. Ecco, Ma è dopo. stato dopo Donatella Bianchi. Stato dopo, quindi Donatella Bianchi, poi, perché diceva attraverso la Dinolfi. Va bene, perfetto. Allora, lei mi diceva che aveva compiti di carattere logistico e operativo che consistevano. Beh, essendo sempre stato in un qualche modo innamorato, attratto dall'alpinismo, quindi il mio compito era far valicare anche in inverno in punti piuttosto, come dire, delicati dei passi montani di personaggi che non avevano più interesse a rimanere in Italia. Sì. Dopo Ecco, il 2 agosto, chiaramente. si ricorda chi aiutò a valicare Certo. questi passi? Certo, Gabriella Dinolfi, la stessa Donatella, Walter Spedigato, successivamente anche elementi dei NAR proprio, quindi Stefano Soderini, Walter Sordi, Gilberto Cavallini. Questi sono i nomi più significativi. Fabrizio Zani e Sì, Fabrizio Gianco Zani Gol. e Gianco Golli, certo. Però Ecco, Fabrizio Fabrizio Zani Zani non amavano molto camminare nella neve, quindi abbiamo Non ho trovato un capito, non so. Beh, questo. escamotage diverso, ma sempre in quella zona. Lo aiutò a tornare o andare? La prima volta lo conobbi a Brianson a rientrare, cioè a Ecco. tornare in Italia. Lo ricorda, lo riusciamo a collocare temporalmente? Sì, 1981. Dopodiché iniziamo un rapporto con Zanni da un punto di vista politico, Certo, naturalmente. Ecco. certamente.
Anche questo ovviamente è descritto in quei verbali. Ecco, come si concretizzò la sua attività e l'attività di Zani dopo il suo rientro in Italia? Dalla prima volta lei chiede, mi scusi. Da lì in poi, insomma, da quando rientrò in Italia. Che... Prima come supporto logistico, l'abbiamo ospitati per lungo tempo, trovando anche un alloggio ad hoc intestato a noi, perché loro non avevano naturalmente. E poi successivamente anche da un punto di vista operativo, perché abbiamo partecipato ad operazioni di autofinanziamento. Quindi operazione di autofinanziamento e rapina. Ecco, ma come si strutturò il gruppo ai fini di queste operazioni? Ai fini delle operazioni di autofinanziamento o ai fini delle operazioni di espatrio? Fini di operazioni di finanziamento in questo momento. Ma decideva Zani. Decideva Zani e con chi si rapportava con qualcuno Zani? Sì, anche con me, certo. Ecco, e rispetto a Fiore e ad Adinolfi, quali erano i rapporti? Molto più politici, anche perché loro non sono mai rientrati in Italia fino a... Fiore mai, Adinolfi solo alla fine, poi dunque noi siamo stati arrestati ottobre 1982 e Adinolfi era rientrato poco prima. Quindi diciamo che Zani aveva una, l'attività di Zani riguardava più un aspetto operativo, mentre invece Fiore di Adinolfi. Sì, era... Zani era anche un quadro politico, dopodiché dal punto di vista operativo si concordavano insieme le cose, certamente lui aveva più, come dire, come potremmo definirlo, un ruolo più carismatico, più trainante, ecco. Ecco, e in questa fase c'erano rapporti, se c'erano e quali erano i rapporti con i NAR? Noi eravamo in Arra anche a quel punto lì. Quindi non c'era distinzione? No, nel senso che noi eravamo terza posizione e eravamo in Arra in quanto conoscevamo anche in Arra, perché in Arra sono stati anche da noi supportati, come ben risulta anche da quei viaggi che sono stati fatti per portarli all'estero. Quindi ad esempio, ecco un altro personaggio che non ho citato, Pasquale Bezzito ad esempio, è anche stato ospitato da noi e portato all'estero, quindi... Con i NAR noi abbiamo avuto questa, diciamo così... Prima o dopo il 2 agosto? Prima o dopo? Prima o dopo il 2 agosto? Dopo, tutto dopo. Prima? No, con i NAR prima assolutamente no. Io prima, quello che ho conosciuto prima del 2 agosto è stato Donatella Bianchi. Quindi c'è una completa sovrapponibilità tra il gruppo terza posizione e i NAR? Sì, no, diciamo che allora... Per essere precisi, Zani era un quadro politico di terza posizione e aveva dei rapporti anche con loro, poi sono arrivati anche presso, diciamo così, la realtà torinese, no, quando dico loro intendo dire esponenti dei NAR, e noi li abbiamo aiutati a valicare, appunto, a passare. Ecco, la sua posizione all'epoca rispetto a questa di fatto fusione tra terza posizione e NAR qual era? La mia posizione, la tua posizione politica? Cioè, sì, certo. Esattamente una fusione non c'è mai stata. C'è stata purtroppo un, come si suol dire, par di buon gioco. La situazione imponeva una certa collaborazione. Personalmente io come altri, cito lo stesso Adinolfi, eravamo assolutamente contrari in linea di principio alla lotta armata. Purtroppo però la situazione del periodo richiedeva... soprattutto di affrontare un tema prioritario, la sopravvivenza, e quindi le operazioni di autofinanziamento che abbiamo fatto. Quindi diciamo, ad esempio anche a Torino, tanto per citare quelle proprio che mi riguardano personalmente, sì. Sono state un po' una situazione, personalmente non sono mai stato favorevole, ma l'ho accettata e me ne sono assunto la responsabilità, perché sarebbe troppo facile dire... Non ero d'accordo, però poi già no. Certo, per quale motivo capisco che c'era una diffidenza da parte sua nei confronti dei NAR? Ecco, diffidenza cosa intende? Cioè, lei ha detto che non era particolarmente favorevole, poi si è adeguato per necessità. Ma non può spiegare i motivi per ci cui sono, lei... Mi permetta, ci sono circa 30-40 pagine di verbale di approfondimento politico su questo, l'avvocato forse che è qui presente lo sa, dove si spiega molto bene qual era la visione nostra come terza posizione, quindi la diffidenza semmai era verso il fenomeno della lotta armata, non verso i singoli. I singoli sono arrivati, noi li abbiamo aiutati, dopodiché, ripeto,
essendo prioritario, prevalente il tema della sopravvivenza, io personalmente ho accettato anche di fare delle operazioni di autofinanziamento. Ha fatto lei e chi la pensava come lei di necessità e virtù, in sostanza. Di necessità e virtù, sto esatto. Perfetto, ecco. Però non è in grado di dire politicamente, quindi era la lotta armata. Politicamente sì, siamo già... Perfetto, bene. Senta, in questo periodo, nel periodo in cui lei ha militato in terza posizione, si ricorda poi in generale in Italia come era organizzato il gruppo? Cioè che la struttura del gruppo... È saltata tutta la struttura, perché il 2 agosto ha fatto saltare in aria tutto. Cioè, è stata una cosa semplicemente devastante per un mondo... Per un mondo di idee, per un mondo di principi, per un sacco di gente che non aveva nulla a che fare, quindi non c'era più. C'erano i NAR che colpivano e noi che in qualche modo li abbiamo aiutati. Cioè, non si ricorda, le cito sempre ad ausilio. Questo della... come quadro generale, certo, poi certo. Se entriamo nello specifico possiamo parlare dei fatti specifici, cioè le operazioni di autofinanziamento. Io le chiedevo più che altro, guardi, cito da ausilio della sua memoria sempre il verbale del 21 aprile 83 di cui prima, sì. In cui lei dichiara che, cito, nel corso dell'attività ho avuto modo di rilevare come terza posizione fosse strutturata in unità minime denominate SIB. Sì, ma questo ecco, è giusto, questo è corretto, posso anche approfondire subito. Ma riguardava soprattutto il pre 2 agosto, perché dopo... Sì, beh, ma interesse di quello che è a sua conoscenza di terza posizione, sì, poi dopo lo collochiamo, prima o dopo. Dopo il 2 salta tutto. Salta tutto, però prima... No, ma scusi, mi permetta, in una sola notte ne sono state arrestate 75 persone. Sì. Non è uno scherzo, cioè voglio dire, ecco, comunque tra quadri politici e militanti in una sola notte. La struttura di terza posizione era costituita da Quib, ecco, può spiegare che cos'erano questi Quib? Ma Quib è un nome preso dalla legione di Codreanu. Codreanu è stato l'esponente della destra nazionalista rumena negli anni 30. E qui erano le sostanziali unità di base attraverso le quali si formava la militanza. Quindi terza posizione è cresciuta così con i QIB e poi con dei responsabili territoriali, eccetera. Quindi erano unità di formazione politica. Senta, della rivista Quex, lei ha conoscenza? Beh, sapevo che Zani era un redattore della rivista Quex ed era unicamente una rivista, diciamo, a cui collaboravano... persone in carcere, insomma, camerati in carcere, quindi non aveva una certa diffusione, ma molto ridotta, da quel che ricordo. Senta, la posizione di Zani rispetto a soggetti come Signorelli? Cioè, a Signorelli. Quindi a Signorelli, sì. Ma mi sembra che adesso sono passati 40 anni, comunque in una serata, nel corso di una discussione, lui identificava Signorelli come un esponente di una destra sostanzialmente dove terza posizione non si riconosceva, una destra reazionaria di tipologia diversa. Il motivo qual era? Ma no, semplicemente terza posizione ha voluto rappresentare politicamente un momento di rottura, no? Un momento di rottura sociale e politica rispetto a un passato dove una destra occupava una posizione più reazionaria, quindi di conservazione. Da questo punto di vista Zani si riconosceva in questo nuovo processo e considerava Signorelli appartenente a quella vecchia, diciamo così. Ecco, le cito anche in questo caso, supporto la sua memoria, dallo stesso verbale, una sua dichiarazione, in cui dice: il Signorelli veniva considerato un simbolo di ideologie stragistico-golpiste per opinione diffusa nell'ambito di terza posizione. Tale è anche il mio convincimento suffragato dalla circostanza, riferitami da Zani, che il Signorelli aveva avuto incontro con delle chiaie e attraverso Semerari con Gelli. Conferma questa sua dichiarazione? Sì, probabilmente è stato il colloquio di quella serata, però la mia convinzione si pesava soprattutto e principalmente sulla fiducia che io riponevo in Zani e su queste considerazioni, perché sono soggetti che io non ho mai personalmente conosciuto. Ma lei aveva fiducia in Zani? Sì.
la fiducia in campo. Perfetto, senta. Anche in Cogolli. E anche in Cogolli, vabbè, erano tanto le loro posizioni erano assolutamente coincidenti. Quindi. Invece, su Franco Freda, lei ha avuto mai conoscenza su rapporti? Rapporti, cioè diretti? Terza posizione, aveva avuto rapporti con Franco Freda? Ma se non ricordo male, mi dissero, prima di Nolfi, che c'era una collaborazione per via della editoria, dell'edizione di AR. E poi altri tipi di... Vuole inquadrare Franco Freda in che contesto si colloca? Sì, perché Franco Freda come tale in sé... È un nome... Insomma, Franco Freda chiaramente è un nome storico nell'ambito della... Poi sappiamo che lì c'è molto di più. Certo. Ecco, allora, le cito sempre una sua dichiarazione. Sì, Freda cercò di egemonizzare terza posizione attraverso le strutture delle ADEL e la costituzione di una comunità politica denominata Ordine dei Ranghi, finalizzata alla formazione del militante rivoluzionario connotata da un integralismo esasperato, e Freda si era assegnato il ruolo di priore di tale comunità. Lei ricorda? Ma sì, lo aveva scritto questo anche nei suoi testi, cioè di AR, questo sì, me lo ricordo perfettamente. Qui siamo alla fine degli anni 70. Sì, vabbè, però è una posizione che poi è stata in un qualche modo ribadita da Freda, probabilmente in qualche testo, adesso io non ricordo, perché poi quale testi, però testi stampati ufficialmente dall'edizione di AR. Quindi ci fu un tentativo di egemonizzazione? Sì, di area complessiva. Di area complessiva. Di area complessiva, di area complessiva, di, da parte di terza di posizione Freda. Nello specifico. Area complessiva cosa intende? Destra, la destra extra parlamentare. Destra extra parlamentare. Senta, lei si recò in quegli anni prima del suo arresto, mi ricorda quando avvenne il suo arresto, lo collochiamo? Ottobre 82, ma non mi ricordo di preciso il giorno. Ecco, lei si ricorda di essere stato all'estero, in particolare in Regno Unito, in Inghilterra? Sì, siamo stati una volta. Allora, quando? Mi richiedo prima dell'arresto, glielo sto chiedendo. Solo in Inghilterra, no, stato, e mi interessa stato, quando se è stato in Inghilterra, quando? Sì, sono stato, ho capito. No. Sono stato in Inghilterra a trovare quelli che erano i latitanti inglesi, il gruppo di Fiore, eccetera. Ed è stato, potrebbe essere 1982, anzi, sicuramente è stato l'82. Luglio 82, dopo una rapina, dopo. Luglio ha detto, mi scusi? Nel luglio 82? Può essere, sì. Può essere, ecco. Sì. Corretto. Incontrò Fiore? Fiore, Mosello e poi altri che erano, adesso non mi ricordo, i due più. Ecco, il motivo di questa Ma era per andata. Fare un confronto da parte di noi che eravamo in Italia. Io parlavo con me, c'era anche, appunto, dovrebbe risultare anche questo dai verbali, Carlo De Ciglia, che era un responsabile organizzativo di terza posizione, e verificare quali erano le intenzioni di chi era all'estero, se avevano intenzione di rientrare, cosa fare, insomma, data la situazione. Ecco, come mai non rientrarono? Beh, cioè, ovvio, sarebbero stati arrestati. Le chiedo, in Inghilterra mai conosciuto persone inglesi, cioè cittadini inglesi? In quella casa dove stavano, in quel momento c'era un certo clima particolare in Italia, chi era latitante all'estero non era visto bene perché non stava sul territorio a rischiare, quindi la nostra visita ha dovuto essere veramente un blitz, cioè una visita veloce, rapida. Ci siamo fermati un'unica sera, un unico giorno, una sera lì a casa dove erano loro, e poi siamo venuti via. Però chi era all'estero si appoggiava ad una struttura? Possibile, sì. Lei non ha mai avuto Non c'erano inglesi in quell'occasione. Non c'erano inglesi, va bene. Scusi, sta mica riprendendo? No, vedi, no, sta riprendendo? Prego? Quindi da dove? Non c'è consenso alle riprese, quindi non c'è consenso, mi scusi. Non deve essere identificato. Se non vuole essere ripreso, lasciate perdere. No, veramente
No, non, il volto non viene ripreso, su questo siamo... Non so se riprende qualche altra cosa, il tavolo, cosa riprende? La voce? Non capisco. Viene superato il viso. Come dire che fa quello che vuole e poi come va va, giusto? No. Allora, okay. Non c'è consenso alle riprese, non faccia riprese. Grazie. Chi loro? Vale per tutti, vale per tutti. Prego. Sì, grazie. Cambio completamente argomento. Lei ha conosciuto, ha avuto modo di parlare, di conoscere Cristiano Fioravanti? Certo, in carcere. Sì. Mi può dire... Siamo stati un anno insieme. Poi io ho cambiato destinazione, lui è rimasto ancora lì. Quindi in carcere? Sì, sì, in carcere. Ci ricorda il contenuto di conversazioni che lei ha avuto con Fioravanti riguardo alla sua posizione? Fioravanti rispetto alla posizione rispetto di Cristiano? Rispetto al fratello, sì. No, Cristiano sostanzialmente anche lui ha avuto un percorso di dissociazione, di distacco, quindi non ha avuto problemi a... grazie. Non ha avuto problemi a... parlare anche con me, insomma, delle rapine fatte, delle cose che peraltro risultavano anche ben chiare dai verbali. Mi sta chiedendo qualcosa di particolare? No, non so, sì, le sto chiedendo se questo percorso di dissociazione aveva dei particolari punti delicati in relazione alla posizione del fratello Valerio. Non ricordo che avesse piacere di parlare di Valerio. Cioè era un punto controverso sul fatto che, per quale motivo? Perché qual era ciò che rendeva dubbioso? Che non si salutavano neanche i processi, mi disse solo questo, forse non so, per la posizione che lui ha assunto di dissociazione, di collaborazione, non so, però questo me lo ricordo con precisione. Allora, su fatti specifici... Le cito una sua dichiarazione così, forse meglio del 28 dicembre 84 davanti al dottor Mancuso, del sostituto procuratore qui a Bologna. Dice: in quel periodo Cristiano era in difficoltà poiché aveva assunto la posizione di pentito e ciò nonostante non se la sentiva di accusare il fratello Valerio in responsabilità di livello maggiore rispetto alle accuse anche di omicidio che egli gli aveva già rivolte. Un giorno si sfogò con me dicendomi che egli non poteva coinvolgere Valerio perché aveva anche dei genitori ai quali doveva dare comportamento. Ecco, mi può riempire per quanto sì, ricordo questo colloquio, infatti, però così rimase su questo tenore, cioè il colloquio era molto chiaro, cioè dice io non credo di non poter dire o di non voler dire tutto perché ho anche appunto una famiglia, la madre e di Valerio non posso dire proprio sì. Tutto, però ne ha dette tante di cose su Valerio, perché io da quel che mi ha detto e da quel che poi credo sia risultato anche nei processi, poi non so. Senta, ha mai avuto modo di apprendere attraverso colloqui, poi mi dirà con chi, particolari o considerazioni sull'omicidio Mangiameli? Sì, disse che, questo sì, ma l'ho anche dichiarato, disse che Mangiameli era stato... eliminato, diciamo, termine, perché si era appropriato di denaro indebitamente e che comunque non doveva farlo. Aveva richiesto un colloquio chiarificatore, loro sono andati al colloquio e poi l'hanno, come detto, giustiziato. Ecco, e di questo glielo disse Cristiano Fioravanti. Ma dell'omicidio di Mangiameli lei ebbe modo di parlare anche con... altre persone all'interno di terza posizione, con Adinolfi, con Spedicato, con Fiore? Ma Adinolfi mi ricordo che in merito mi disse qualcosa ed erano molto risentiti ovviamente nei confronti di, e questo dimostra anche la differenza tra terza posizione e Gnaro, erano molto risentiti perché punto numero uno, Mangiameli era un quadro di terza posizione, questo loro scommettevano sulla sua correttezza assoluta. Da lì ne conseguiva una loro valutazione politica che l'avessero eliminato per qualche motivo non soltanto legato ad appropriazione indebita di fondi. Quindi qualcosa di
di oltre, cioè che andava più qualcosa di oltre, allora, che Mangiamelli potesse conoscere. Ci dica cos'era questo qualcosa di oltre. Non ne ho la minima, cioè che cosa ho dichiarato all'epoca, scusi, allora, 40 anni non è che stia male davanti al dottor Mancuso. Ad inoltre spiedicato che Confiore e Mangiamelli facevano parte del verso di DP nel cui movimento io mi riconoscevo, mi dissero che sicuramente dietro l'omicidio Mangiamelli si nascondeva una causale ben più consistente. Mangiamelli, cioè, si era reso conto nel suo peregrinare tra Taranto e Roma che Fioravanti Valerio operava in una doppia posizione. Da una parte militava all'interno dei NAR, gruppo spontaneista, tra virgolette, dall'altra, usando appunto come paravento la sua militanza nei NAR, aveva stretto rapporti diretti con Signorelli ed attraverso di lui con Gelli, Semerari e la P2. Di Signorelli sì, mi ricordo esattamente, adesso Gelli, sì, ecco. Comunque ricordo questo colloquio. Ecco. Quindi le disse, conferma che le riferirono queste cose, le riferirono anche altri particolari rispetto no, a questo? No, riferirono queste cose. Io le ricito di nuovo, sempre d'ausilio della sua memoria, che ad inoltre spedicato mi dissero che avevano le prove di almeno 3 incontri in ristoranti tra Semerari, Gelli e Signorelli. Sì, parlarono di incontri, adesso lei mi dice 3, io... No, no, vabbè, io le leggo no, chiaramente... Giusto parlare al plurale perché hanno detto più, era più di uno. Ecco, e dice, e quindi Semerari, Gelli e Signorelli, e che Fioravanti nel corso della sua precedente carcerazione, durata pochi mesi, era stato in contatto con Signorelli o forse con Calore ed in quella situazione aveva accettato di operare per conto di Signorelli. A dire sempre della Dinolfi e dello spedicato, Semerari rappresentava il tramite tra Signorelli, Gelli e P2. Tutte tali affermazioni mi furono confermate da Roberto Fiore allorché andai a trovarlo, e qui probabilmente si fa riferimento a quella sua visita a Londra dell'82 con Casellato di Ciglia, dove Roberto, a Londra, dove Roberto era latitante. Ecco, fa riferimento a quella, per questo che le avevo chiesto prima se, ecco, sì, quindi però bisogna anche un attimino, se possiamo fermarci, sì, certo, perché sennò c'è una grossa confusione. Dunque, loro hanno dichiarato queste cose, c'è stato questo colloquio e in effetti confermo sostanzialmente quello che dice, anche se gli anni sono tanti. Successivamente però io a Dinolfi ebbe modo di dirmi, adesso questo lo ricordo abbastanza bene, che comunque loro, quindi quando parlo di loro parlo della dirigenza nazionale di terza posizione, ce l'avevano molto con Fioravanti, perché Fioravanti voleva sostanzialmente fare fuori tutta la dirigenza di terza posizione ed assumere il controllo di tutto il movimento, in qualche modo. Quindi una mira egemonica sostanzialmente. Quindi sostanzialmente queste cose sono state dette, ma non vorrei che fossero state dette per giustificare quello che poi è stato detto dopo, cioè non so se mi sono chiaro, certo. No? Perché si tratta anche di sono affermazioni, ma non gliele hanno, voglio dire, motivate, cioè. Però c'è quest'altra affermazione successiva che forse non risulta, perché adesso per completare il colloquio, visto che, dove loro parlavano proprio di comunque di questa forma di risentimento, ma risentimento politico, di problema politico con Fioravanti, perché Fioravanti secondo loro aveva colto l'occasione del post strage Bologna, eccetera, del caos che c'era, per i patrizi, addirittura loro parlavano di volerci far fuori proprio fisicamente a lui e a Fiore. Questo è un po' dove vanno inserite, il quadro complessivo dove vanno inserite queste affermazioni, prima e l'altra dopo. Dopodiché è un po' difficile, come dice giustamente il Presidente, non hanno fornito l'elemento per... Però questo è stato il quadro del colloquio. Grazie. Lì bisognerebbe sentire anche, non so, Dinolfi cosa ne pensa. Io non lo so. Non ho avuto poi modo io personalmente di vedere più a Dinolfi per un po', quindi non ho parlato con lui. Senta, rispetto a queste cose, c'erano state, le avevano notiziato di qualche iniziativa che il gruppo dirigenziale dirigente di terza posizione voleva intraprendere nei confronti di queste persone, ma anche un'iniziativa? No, perché in quel momento parliamo di persone, Fioravanti, ma Fioravanti era in carcere. No, guardi, sì, nei confronti anche di Fioravanti, le cito,
Ad Inolfi e Zani mi dissero che era intenzione della direzione politica di ITP diffondere un dossier riguardante appunto le figure di Fioravanti e di Signorelli. E loro volevano fare un dossier complessivo su tutto quello che era avvenuto dal 79 fino a quel momento, forse anche prima, per inquadrare un po' il problema. Ma credo che poi forse c'è stata una conferenza anche proprio negli ultimi anni di Adinolfi e di Fiore in merito. Senta, e invece Massimiliano Facchini, mai avuto qualche notizia? No, l'unica notizia è sempre quella che mi si chiede da una vita, la quinta volta che la ripeto ancora, io nel corso di una... Però lei sapeva chi era Facchini, cioè no, nel senso se anche non lo conosceva personalmente... Estremista di destra, e la Cogolli mi riferì quella frase, in quell'occasione, in quella cena. Nello stesso verbale dice, intendo con l'espressione gruppo Signorelli, innanzitutto il Facchini che costituiva il referente di Signorelli per il Nord Italia e il Fioravanti di cui ho detto tramite con i Semerari e il Gelli. Avvocato, non si capisce nulla, cosa sta leggendo? Non si sente? No, non è che non si sente, mi pare che sia una lettura scoordinata. No, intendo con espressione allora, gruppo... Qual è la domanda? Qual è il punto? No, gli ho chiesto se conosceva Facchini, quantomeno se sapeva che era Facchini, la risposta e io le ho letto il passo del verbale del 28-12-84 dove fa riferimento ad una dichiarazione che Ansaldi dice su Facchini, di cui parla, fa riferimento a Facchini dicendo che intendo con l'espressione gruppo Signorelli innanzitutto Facchini che costituiva il referente di Signorelli per il Nord Italia. Era questa la frase che lei dice, che le chiedono sempre? Dunque, allora lei vuole la conferma del fatto che Facchini... No, non è questo. No, le ho chiesto se conferma questa, semplicemente se mi conferma... Mi sono perso pure io, scusa. Le chiedo semplicemente se conferma questa frase. Che Facchini era il referente di Signorelli? Sì, sì. Per il Nord Italia, se la conferma, se no... Sì. Sono tonnellate di riferimenti in tutta, nelle sentenze. In tutta onestà... qualche dubbio, ma poi l'ho dichiarato, probabilmente era lì a caldo, quindi tutti i dubbi venti, però che Facchini fosse il referente di Signorelli, è possibile, signor Presidente, non sono sicuro di sta cosa. Senta, Zani le parlò anche di avanguardia nazionale, dei rapporti tra Ordine Nuovo e avanguardia nazionale? Dunque, sì, è una delle discussioni fatte, cioè che l'avanguardia nazionale, ritorno al discorso fatto all'inizio, rappresentava quella destra più conservatrice, più reazionaria, dalla cui Zani intendeva staccarsi con tutto il suo processo politico, quindi sociale. Avanguardia nazionale e Ordine Nuovo vengono accomunate in questa... Sì, esatto. Ecco, allora, a proposito delle... frasi che Zani, le notizie che Zani le diede su Avanguardia Nazionale, le cito sempre dallo stesso verbale, Zani parlava di Avanguardia Nazionale come di realtà stragista coinvolti con i servizi segreti ed attribuiva ad essa responsabilità di stragi già avvenute e dunque la disponibilità a commetterne altre. Anche Avanguardia Nazionale, a suo dire, era in grado di coprire grosse operazioni finanziarie piduiste costituite da fughe di capitali all'estero, attraverso società di comodo e traffici di armi. Anche questa è una frase, sì, che ora lei si confermerà, ma è del tutta decontestualizzata, ma la può contestualizzare. Io le sto chiedendo le notizie che ha avuto, le dichiarazioni, si discuteva di tante cose, non nego affatto questa affermazione, ci mancherebbe, si discuteva di tante allora, cose. Allora, queste dichiarazioni Zani quando gliele fa? Le fa. No, le riferisce Zani in un verbale del 28-12-84 davanti al dottor Mancuso. Lui le riferisce Ansaldi, non Zani. Sì, Zani le fa ad Ansaldi e Ansaldi le riferisce in un verbale davanti a Mancuso e Zani quando gliele avrebbe fatte queste rivelazioni, queste confidenze? A partire... Quando gliele ha fatte? Può essere solo tra la metà del 1981...
è l'ottobre dell'82. Diciamo. E quando si riferisce all'attività stragista, sì, sì, esatto. a cosa fa riferimento? L'attività stragista di Avanguardia Nazionale? Semplicemente era un'analisi contestualizzata, ben precisa, di un percorso politico dove, secondo lui, elementi di Avanguardia Nazionale potevano richiamarsi a un percorso anche stragista, teso naturalmente a creare caos e a favorire... Sì, ma siccome siamo nell'81 e lui parla di stragi certo. precedenti, c'è un riferimento a qualche strage precedente? No, lui parla di contesto stragista, contesto quindi stragista. Tutte, perché poi alla fine sono state due, non so, quindi lui parlava di tutte le stragi. Va bene. Ecco, lei era consapevole, lei e gli appartenenti, gli aderenti al gruppo di terza posizione, coloro che erano di fatto nella sua posizione politica, delle infiltrazioni della destra, ve ne rendevate conto, avevate coscienza che l'ambiente era inquinato in qualche modo? E c'era una parte di ambiente inquinato, come c'era invece il percorso di terza posizione, che noi lo consideravamo non inquinato. Comunque nei riferimenti politici, questo risulta dai miei verbali, visto che si stanno leggendo molti particolari, secondo me, così, di corollario, mentre invece il percorso politico che parte e si sviluppa con persone come Adinolfi, eccetera, e dimostra ben altro. Quindi io sì, certo, non nego assolutamente che ci siano stati colloqui del genere, che siano state dette queste cose, però il percorso politico è una cosa, i colloqui generici sono un'altra. Percorso politico di chi? Del sottoscritto, ad esempio, come di Adinolfi, per esempio. Senta, poi vado a chiudere, in relazione al memoriale che lei ha scritto, il documento politico che ha scritto, lei fa riferimento... Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un memoriale che il Ansaldi, unitamente a Stropiana, ha redatto in seguito alla prima alla sua dissociazione e poi alla collaborazione. È un memoriale che poi produrremo, che è da... è chiaramente successivo all'arresto, non trovo la data, non lo vedo datato, comunque è un'analisi della politica che riguarda il mondo delle versioni di destra alla luce di quella che è stata l'esperienza del signor Ansaldi e chiaramente anche del Paolo Stropiana, che era un altro esponente di terza posizione con cui ha redatto questo memoriale, e dove sostanzialmente al termine, facendo un po' riferimento a quello che è stata la sua diciamo così esperienza vissuta in carcere, fa riferimento anche all'omertà, al tema dell'omertà. Ecco, ci può dire qual è stato, com'è stato il suo percorso relativo alla sua dissociazione e poi alla sua collaborazione, e se lei ha riscontrato all'interno del mondo della destra, da cui lei è appartenuto, l'omertà, il tema dell'omertà, ha avuto a che fare con l'omertà, c'erano vincoli di omertà? Certo. Certo che c'erano vincoli di omertà, c'erano vincoli di appartenenza, di fratellanza, un progetto, e quindi personalmente molti camerati su queste cose sono stati molto in crisi, ad esempio, proprio perché potevano non condividere l'aspetto della lotta armata, ma a volte per omertà, e questo è capitato per esempio all'inizio anche a me, poi dopo ho deciso che assolutamente non era un percorso fattibile, credibile per una società come la nostra. Quindi, poi permesso che molti di noi ci sono arrivati dopo attraverso la dissociazione, attraverso processi molto chiari come quelli di Roma, dove ci sono gli ordini materiali che possono documentare quello che sto dicendo. Personalmente, ripeto, la lotta armata era già un azzardo fortissimo all'epoca, e quando parlo di lotta armata non parlo di stragismo, perché io rinnego completamente, farei il primo a prenderli per i piedi se sapessi chi sono. Cioè, mi scusi questa affermazione, ma sono veramente... io parlo di ciò che abbiamo fatto noi. Era già comunque un percorso, un azzardo
insensato, perché comunque in una società occidentale particolare come la nostra, senza coinvolgere una media borghesia, senza comunque avere dei presupposti seri, è impensabile di poter impugnare le armi. Questo. Nel nostro caso, in parte, alcuni sono stati costretti dalla situazione oggettiva, in parte si sarebbe potuti, nonostante le grosse difficoltà del momento, intendo dire la repressione, gli arresti, comunque affrontare giudiziariamente la cosa. Quindi bisogna dire le cose come stanno, è stato un po' come percentualmente una responsabilità, no? Anche perché non è che siamo, insomma, non c'era una prescrizione medica a dover fare così a tutti i costi, però erano momenti molto molto difficili. Poi, insomma, se lo ricorda anche lei, se era un brigatista rosso che sbagliava, era un bravo ragazzo che sbagliava, se eravamo noi, eravamo i mostri più incredibili. Cioè, contestualizziamo le cose, l'Italia è questo, e questa era la famosa frase, no? Storica. Poi loro ne facevano più di Bertoldo in Francia, e c'era sempre la comprensione assoluta per loro. Però detto questo, e lo voglio comunque sottolineare, verbalizzare, perché non siamo stati trattati alla stessa maniera, devo dire che è un percorso di sofferenza, di difficoltà, di scelte, perché ti pongono anche l'uno contro l'altro, no? E questo non è semplice. Allora, avvocato, per concludere, lei mi ha chiesto l'omertà di fare la sua allocuzione. Ho finito, perfetto, la ringrazio. Bene, passo la parola al mio. Una domanda precisa. Buongiorno signor Ansaldi, sono l'avvocato Nasci, Roberto, del Collegio di Parte Civile. Sul suo rapporto con Cavallini Gilberto, sì. Si è esaurito semplicemente nel suo espatrio, oppure ci sono stati altri contatti con il Cavallini? Mio personale, credo di averlo solo aiutato in quell'occasione a valicare dal Mon Ginevro con gli sci. È venuto mai a conoscenza di... E non averlo più visto fisicamente. È venuto mai a conoscenza di rapporti fra Cavallini e Avanguardia Nazionale? Questo allora, proprio non lo ricordo, è possibile, perché Cavallini aveva anche... Guardi, ad aiuto della sua memoria, leggo un passaggio sempre da verbale... magari c'è un passaggio di... Sempre da verbale del 28-12-84, interrogatorio reso davanti al dottor Mancuso. Sì. Lei dice, mi risulta infine che Cavallini aveva rapporti con Avanguardia Nazionale, che gli organizzò il viaggio in Sud America subito dopo la sua evasione, 77. Ah, può essere, in quegli anni là, sì. Sì. E allora mi è stato detto, non ricordo più da chi. Conferma, sì. questo sì. Dato? Sì. Allora, ci può specificare da chi, se si ricorda, da chi gli risulta questo... Da chi mi è stato riferito? Sì. Potrebbe essere da Zani, direi. Chi? Zani. Ok. Dopo, quindi successivamente a questo suo viaggio in Sud America, che lei precisa è avvenuto subito dopo l'evasione di Cavallini nel 77, Cavallini ha continuato a frequentare Sud America? Se le risulta. Sempre nel corso di quella discussione mi sembra che lui, cioè, facesse un po' la spola fra Sud America e l'Italia ed Europa, quindi mi sembra che mi sia stato riferito così, che lui abbia ancora frequentato un po' Sud America. Allora guardi, a precisazione, leggo il successivo passaggio, sempre da ausilio della sua memoria. Da allora Cavallini ha continuato ad andare in Sud America spesso, anche perché aveva stabilito la sua compagna in Bolivia. Sì, vero. Conferma? Sì, sì. O in un altro strato o in un altro stato del Sud America. So che Cavallini ripartì per l'ultima volta per la Bolivia subito dopo l'omicidio Galluzzo, agente di polizia a Roma, giugno 1982. Conferma anche questo?
Quindi l'omicidio Galluzzo è stato dell'82. Galluzzo era il poliziotto davanti alla... all'ambasciata libanese. Sì, non ricordo di quale paese, l'ambasciata. Quindi stiamo parlando di un evento dell'82. Sì, che confermo. Senta, sull'omicidio Pecorelli ha mai sentito, ha mai ricevuto notizie? Ma scusi, è possibile sentire il verbale e dire se confermo o meno? Perché sì, adesso non sono tre. No, giorni. Ma prima le deve fare la domanda, mi perdoni. Abbia pazienza, però sono 40 anni. Cioè, capisco che io... stiamo parlando non di fatti, ma di colloqui fatti a tavola. No, ma noi stiamo parlando non di. Cioè, sono fatti quelli, ma per quanto mi riguarda, non sono cose vissute in prima persona, perché sennò parliamo del mio processo, tutte le rapine, eccetera. Stia tranquillo che mi ricordo tutto, signor Presidente, però. Cose di questo genere che sono frutto di colloqui. Sono di arrelato, sono di arrelata. Insomma, sono passati 40 anni, non è che sono passati 3 giorni. Io sono pronto a leggerle ai nasuli della sua memoria. No, no, ma io ben volentieri sono in grado di confermare. Non vado ho problemi, a leggere. Però sono dichiarazioni rese a caso. Cioè, sul certo, ma ci mancherebbe, sia a posto. Nella mia casa di Torino, questo è sempre dal verbale del 28-12-1984. Sì. Nella mia casa di Torino, in più occasioni, anche in presenza di Cogolli, sì. Zani mi disse che Fioravanti, per ordine di Signorelli, aveva ucciso il giornalista Pecorelli ed aveva accettato di divenire il killer della P2. Tale convincimento me lo ribadì a Parigi, in presenza di Sordi, tanto che quando restammo soli, Walter mi disse, potevo credere tutto tranne che Valerio fosse il killer della P2. Conferma? Sì. Grazie, non ho altre domande. In effetti per Walter Sordi era assolutamente inconcepibile questa cosa. Avvocato Speranzoni, salve, difesa di parte civile. Alcune domande, ma non moltissime. Ecco, lei ha già parlato nell'agosto 80 di quello che accadde con l'espatrio poi di Fiore e di Adinolfi. Ecco, può riferire in quel momento storico all'interno del quadro politico di vertice di terza posizione a cui lei apparteneva chi è il soggetto che ha assunto la direzione sostanzialmente del movimento? In Italia, in Italia, anche loro erano andati lì. Sì, quando Fiore e Adinolfi espatriano in Francia e poi in Inghilterra, in Francia e in Inghilterra, pardon, ecco, in Italia la direzione di fatto del movimento, chi la assume? La direzione politica, per quel che ne restava, da Tommaselli. Enrico. Tommaselli Enrico? Sì, direzione politica, sì. Ecco, sotto il profilo, ha menzionato come dire, le azioni, le attività operative di autofinanziamento. Innanzitutto, a quali azioni lei ha personalmente partecipato a Torino? E qui ci ha detto che ha una memoria naturalmente più diretta. Di cose concrete, perché, non di cose Non è che non sia concreto anche un dato dichiarativo, nel senso che sì, c'è un dato dichiarativo, sì, però è un fatto anche che una persona parli con un'altra e dica delle cose. Però parliamo di, in questo caso, fatti che si compendiano in azioni e in rapporti operativi. Ecco, le chiedo a quali azioni lei ha partecipato. Solo una suggestione in merito, però, e poi parto con quello che mi chiede. Il dato comparativo è senz'altro corretto, ma stiamo parlando di un soggetto che all'interno di quelle dinamiche non c'era. Quindi allora, riferisce... in sostanza, sgomberiamo il campo, perché ho capito, Ansaldi, qual è il suo pensiero. Cioè, nessuno in quest'Aula sta accusando lei di connivenze con gli ambienti di quella, di quella destra eversiva. Tuttavia, è molto, molto no, lo capiamo benissimo, lei anche ha fatto delle scelte processuali in passato significative e anche, tra virgolette, dico coraggiose, nel senso che in quel contesto, insomma, stiamo parlando di persone che ammazzavano per strada magistrati, poliziotti, eccetera. Alcune commettevano anche stragi, quindi lei non è dentro questo quadro. Fatta quindi questa premessa, ecco, però lei ha partecipato a delle azioni in quel momento storico. Assolutamente. Può brevemente dire alla Corte a quali azioni e in che periodo storico? Beh, periodo storico, come ha detto lei, è
1981-82, quindi il percorso, gli anni sono quelli. Prima niente, lei quando è che entra in questa organizzazione? Stiamo parlando della mia prima esperienza, che non ha nulla a che vedere con questo, quando eravamo ancora nel movimento sociale nel 76-77. Lei quando è che entra nell'area di terza posizione? No, terza posizione non credo esistesse neanche nel 76-77, successiva 78 credo. Comunque. No, io prima nel 76-77 abbiamo avuto un'esperienza nel movimento sociale, nell'estrema destra, nel FUAN, Fronte Università. Nell'area extraparlamentare, quindi terza posizione, lei ci entra, insomma, prima... Ci entro praticamente come ho detto prima... Questo discrimine del 2 agosto. Allora. Beh no, diciamo, ho già detto anche prima... alla fine del 79, quando ho conosciuto Donatella Bianchi. Quindi, già nel 79 nell'area. Sì, perfetto. Poi? Ecco. Poi succede, appunto, accade l'evento, come lo chiamiamo noi, l'evento, cioè il 2 agosto, sì. E le azioni, diciamo così, principali sono quelle di espatrio sostanzialmente, quindi avvengono più e più passaggi in Francia attraverso i valichi. Successivamente con il nucleo operativo di terza posizione di allora, quindi parliamo, questo risulta benissimo, descritto nel dettaglio, Zani, Nistri e tutto il nucleo operativo di allora. Zani, Nistri, Tomaselli, Procopio. Tomaselli, Procopio, Zurlo, Brugia. Ecco, Brugia. Ci sono anche Brugia e Petrone in questo nucleo operativo. Sì, ma c'è scritto. Le chiedo giusto conferma. Ecco. Ah, no, assolutamente. Riccardo Brugia e Luciano Petrone erano due elementi del gruppo operativo. Lo conferma questo? Sì. Facevo questa domanda al test perché due documenti trovati di un pacchetto di documenti di Sergio Picciafuoco sono i documenti i cui numeri fanno riferimento a Riccardo Brugia e a Luciano Petrone. Ecco, quindi ci sono evidentemente delle cose che questo processo dovrà cercare di capire. E, ecco, in questo contesto operativo commettete delle azioni, delle sì, rapine. Esatto, ecco, quali sono le rapine a cui partecipate? La rapina Croce. Sì. Quindi poi ci fu successivamente, devo descrivere o no? Basta. No, sostanzialmente solo gli episodi e quando sono avvenuti. Ecco, allora, la rapina Croce è probabilmente, dunque, sì, partiamo già verso l'inverno quasi, tardo autunno, inverno del 1981. Successivamente... La rapina alla CR, alla Cassa di Risparmio di Torino, parliamo dell'estate 1982, poi c'è una rapina di un'auto, di una BMW, io e Walter Sordi a Roma, successivamente. Vabbè, poi ci sono dei trasporti d'armi in mezzo. Ecco, questa è il senso della domanda è legata al contesto economico anche... dell'autofinanziamento. Ecco, nei rapporti con uomini dei NAR e di terza posizione che cooperano in queste attività, quali, se lo ricorda, erano gli accordi di divisione del conquibus, cioè del provento di queste rapine fra il gruppo dei NAR e il settore biforcato politico di terza posizione e operativo di terza posizione? Se ne ha memoria, lei ha fatto delle dichiarazioni su questo punto, altrimenti in ausilio alla memoria le posso leggere il verbale. No, c'era una ripartizione, lei ha perfettamente ragione. Lo conferma che c'era una ripartizione. C'era, adesso però le percentuali non me le ricordo. Perché lei disse, ecco... No, lo dichiara, lo so, però non me lo ricordo. Sì, però ecco, conferma che c'era una ripartizione. Non mi chiedo se era 5 o 10 o 4. C'era un accordo sostanzialmente preventivo su come ripartire i proventi di queste... Anche perché finalità diverse, i NAR vivevano la loro dimensione e noi volevamo rilanciare un percorso del movimento. Quindi possiamo dire, sempre sulla premessa che le ho fatto, sapendo le sue scelte, il suo percorso come percorso differenziato da quello di altri... La domanda è, cooperavate quindi in azioni e poi avevate parzialmente delle strategie opposte, ma il momento cooperativo a fini di finanziamento era quello, cioè, abbiamo capito correttamente se dico questo, è così? Certo, non sempre, ma c'era. Arrivo, eh?
recupero un attimo un verbale. Ecco, prima ha già risposto, ha confermato il verbale sulle domande dei colleghi che mi hanno preceduto, ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni del relato, in questo caso, che Zani le ha fatto relativamente all'asse Semerari, Gelli, Signorelli, Fioravanti. Ecco, rimanendo su questo tema, queste relazioni Fioravanti, Signorelli e Gelli riferite da Zani. Vorrei fare poi una dichiarazione. Ecco, lei ha avuto modo, è andato a Londra, ha incontrato Roberto Fiore, ha avuto modo di parlare con Roberto Fiore anche di queste relazioni di cui le aveva riferito lo Zani, a memoria di un colloquio con quello che era il responsabile politico di all'epoca. Noi, in quell'epoca, in quel momento preciso, il responsabile era Caro Di Ciglia, chiaramente. Di Ciglia era uno che doveva parlare lui e gli altri dovevano ascoltare. Cioè, lui parlava con Fiore e qualcosa però si è detto. E lo scambio di opinioni ricalca sostanzialmente quello che ho già anticipato prima. Cioè, allora, ecco la dichiarazione che volevo fare, così sì. Si inquadra perfettamente anche la risposta alla sua osservazione, alla sua domanda. Cioè, in sostanza la mia domanda è se Fiore era a conoscenza dei fatti che riguardavano Valerio Fioravanti e se ebbe modo di riferirglieli e di confermare quello che le aveva detto Zani. Sì, ma perché c'è questo, bisogna contestualizzare politicamente questa cosa, perché se si vuole andare alla verità. Allora, aspetti. Io non so. Aspetti. No, perché le spiego un attimo, Salli. Allora, chiaramente. Aspetti, avvocato, lo faccia rispondere. No, però il contesto politico se no diventa una specie di, come dire. No, ma è brevissimo. Un po' troppo dall'altro. Politici. No, è brevissimo, è un paragrafo. Dunque. Fatti. Esiste. Fatti. Puramente fatti. Allora, in quel preciso momento esistono due schieramenti e due posizioni, cioè Adinolfi, Fiore, Zani, che vogliono in un qualche modo mantenere chiaramente le redini e comunque il controllo del movimento. Secondo loro, e qui torno al discorso Mangiameli, prima la domanda che mi fate, esiste l'altra componente, Fioravanti in testa, che vuole eliminarli e farli fuori. Che però appartiene ai nuclei armati rivoluzionari. Esatto, secondo loro Fioravanti è capace in quel momento di condizionare gli altri, i sordi, il Belsito, eccetera, esatto, portandoli, perché sono anche elementi molto più giovani e più condizionabili. Quindi tutto questo contesto di associare Signorelli, Gelli, eccetera, ho l'impressione, ne sono quasi certo, da alcune frasi appunto dette da Zani, che sia stato anche, come dire, spinto dallo Zani proprio per motivare le posizioni. Ecco, però questa le spiego, tecnicamente è una valutazione. Ma non in base a quello che si diceva. No, aspetti, questa è una, nel senso, è l'interpretazione, poi può essere plausibile o non plausibile, ma è l'interpretazione del perché sono state dette certe cose. Rimanendo ai fatti, poi l'interpretazione chiaramente l'avremo noi e l'avrà la Corte. È una chiave di lettura. Poi, certo, è una chiave di lettura. Ecco, io invece le leggo proprio a risposta alla domanda che le ho fatto, quello che lei dichiarò in questo verbale del 28 dicembre 84, sì, davanti al dottor Mancuso. Vedemmo Fiore più volte, siamo a Londra, e capii che egli era a conoscenza di tutto quanto riguardava Valerio. Ciò mi conferma quanto mi disse Zani, e cioè che tra Fiore e Fioravanti si era ingaggiata a Roma una, tra virgolette, partita a scacchi per l'egemonia sull'ambiente romano più militarizzato, ed è quello che ha detto. Fiore mi riferì di essersi accorto chi fosse veramente Valerio dopo l'omicidio di Ciccio Mangiameli. Valerio cioè era coinvolto in trame occulte che erano le stesse che stavano dietro alla P2 e che quello stesso omicidio era legato a tali coinvolgimenti di Valerio, poiché il Mangiameli era ormai venuto a conoscenza dei rapporti oscuri del Valerio con ambienti piduisti ed era in grado di screditarlo. Ecco, questa è la parte, diciamo,
di certo. cose che le sono state riferite, poi l'interpretazione è chiaramente qualcosa che no, si no, è assolutamente corretto. Volevo capire che lei, questo dubbio che si fa venire adesso sul fatto che fosse un modo per l'atteggiamento di Fiori e compagni per mettere in cattiva luce Fioravanti, questo dubbio lei c'ha adesso, ce l'aveva allora? Sì, anche per un altro motivo, se posso, perché però, loro evitavano... Verbali, quei verbali non ne fanno no, però nei verbali dovrebbe... Lei fa delle affermazioni come no. se volesse appunto no. dare... Io ho voluto solo oggettivo. Contestualizzare, poi, per carità. L'altra cosa che vorrei aggiungere, e questo risulta dai verbali, che sia Fioravanti, che, pardon, sia Fiore che Adinolfi esitavano a rientrare in Italia proprio anche per timore di essere colpiti. E questo risulta dai verbali... Tant'è vero che sì, siamo stati noi. Così, Ansaldi, però dire che Fioravanti era una pedina di genio non è che era un modo che, per liberarsi dal rischio di essere fatti fuori da Fioravanti, anzi, semmai aumentava. No, io parlo solo della situazione che stavano vivendo loro. Dopodiché, la mia chiave di lettura è quella, ma ripeto, è la chiave di lettura di uno che ha ascoltato questi discorsi 5, 6, 7 volte, come si è detto prima del relato. Allora, ha mai detto a queste persone, ma su che base fate queste affermazioni? Sì, l'ho fatto una volta quando poi mi è stato detto da Zani, ci sono almeno le prove di almeno tot incontri in un ristorante. Sì, l'ho fatto. Infatti in quell'occasione mi è stato risposto quello. Questa è stata l'unica vera riscontro. Poi ecco, le chiedo poi, Ansaldi, lei... E poi c'è stata la questione appunto che ha detto di Mangiameli. Cioè, Mangiameli per loro è stato ucciso per quel motivo. È una vicenda terribile, infatti, quella di Mangiameli. Ecco, un'altra domanda. Lei all'epoca era, diciamo, stabilmente a Torino, tra il 78 e l'81, ecco, in quegli anni. Sì, mi muovevo. Lei era residente, intendo, ecco, è torinese, diciamo. Sì, assolutamente, sì. Ecco, quando lo Zani e la Cogolli si trasferiscono a Torino, c'è stato un periodo in cui erano a Torino, gli appartamenti Covi, chiamiamo, dove riparavano, li avevano, cioè chi glieli procurava? Lei in quanto torinese? Noi. Lei, quindi... Uno l'ho procurato io, un altro l'ha procurato Stropiana, ha reso ampie... Ecco, ricorda quali sono l'appartamento di via Monte Asolone 63. Sì, quello è il secondo che avevano, che conosceva solo Stropiano. Io invece io avevo procurato il precedente in Corso Umbria. In Corso Umbria, ecco, quindi fu Paolo Stropiano a procurare quello di via Monte Asolone. Sì. Ecco, il locatore di quell'appartamento, il proprietario, era un certo Gullino. Se le faccio questo nome... Le evoca qualche figura? Quello di via Monte Asolone? Monte Asolone, no, non mi dice nulla, non so. Ecco, lei andò mai in quel no, perché a me non l'avevano, proprio per una questione di sicurezza, di compartimentazione. Non era conoscenza di quel luogo, ecco. E lei viene arrestato nell'ottobre dell'82 e nello stesso periodo viene perquisito e vengono sequestrati, viene sequestrata una Santa Barbara di armi, munizioni, di... materiali vari che sono già stati in via Monte Asolone. Ecco, risulta cronologicamente che il precedente covo, quello che ha procurato invece lei, era già saltato in sostanza, quindi sì. Nella sequenza dello smantellamento, tra virgolette, degli arresti che avvengono a Torino, lei ricorda la sequenzialità di questi fatti? Ma saltato... Che precedono il suo arresto, cioè quindi stavano arrivando a voi in sostanza in quel periodo. Sì. Lei intende la sequenzialità? Cioè, se viene individuato e scoperto prima il covo di Stropiana, c'è... Cioè, no, Stropiana via Monte Asolone credo sia stato proprio l'ultimo. Esatto. Non ci sono dubbi, anzi lo hanno, credo, scoperto dopo il suo arresto.
se non erro, anzi, esatto. Sicuro, se no sarebbero arrivati prima. Quindi è il covo invece che ha procurato lei in Viale Umbria, mi pare? Sì, in Corso Umbria prima, ma non l'avevano scoperto, l'abbiamo lasciato noi, finché insomma, ci eravamo resi conto che ci siamo spostati prima. È proprio questa la domanda che devo fare, quando avete capito che stavano arrivando, avete smantellato questo? Sì. Ecco, il contenuto in questo covo cosa c'era? In questo covo sostanzialmente, a parte la dotazione personale mia, eccetera, normalmente c'è stato solo un momento dopo i fatti dell'operazione Croce, che ho citato prima, la rapina Croce, lì c'era veramente anche lì, una, lei l'ha definita Santa Barbara, giusto? Va bene, così, di cui ci siamo poi occupati successivamente io e Stroppiana, di queste armi, anche lì ampiamente descritto nei verbali, e le abbiamo portate in treno poi in Toscana, Follonica, dove le abbiamo seppellite, poi sono venuti a recuperarle. Tutte queste armi o una parte? Tutte quelle che erano in Corso Umbria. Tutte quelle che erano in Corso Umbria? Salvo la mia dotazione personale, una pistola. Ecco, finiscono quindi in Toscana? Sì, e poi vengono da Roma a recuperarli. Altri elementi? Gli stessi che hanno partecipato all'operazione Croce. Non tutti, due o tre, adesso non ricordo, sicuramente c'era Tommaselli, forse Bruggia, forse, e Zurlo, sono venuti in tre più o meno. Ecco, e a Follonica avevate un luogo sicuro? No, siamo andati nella foresta in mezzo ai cinghiali, mi ricordo che è stato anche abbastanza così. Quindi avete, diciamo... abbiamo scavato, erano in valigie molto... Ecco, prodotti. Ricorda che armi fossero, che, cioè così indicativamente, erano munizionamenti... Cioè era una Santa Barbara, come ha detto lei, quindi era parecchio materiale. Okay, diverse pistole, 9 Parabellum, c'erano dei documenti, tesserini dei carabinieri, insomma quelle cose che ho descritto. Adesso poi fucili d'assalto ce n'erano un paio. Quindi esclude, che ci, esclude con sicurezza. Sto cercando di ricordare. La domanda è questa, ecco, esclude con sicurezza che in via Monte Asolone siano finiti. Questo no, non so. No, siano finiti parte del munizionamento delle armi che era in Viale Umbria. Non lo escludo affatto. Non, ah, non lo esclude, non saprei. Una parte potrebbe essere finita. Potrebbe, ma uso il condizionale e lo sottolineo in rosso, perché non lo so. In quanto io in via Monte Asolone, come ben sa. No, però le chiedo questo, dato. Sul piano diciamo logico, lei giustamente ha detto in Viale Umbria c'era una Santa Barbara, cioè c'era parecchio materiale e ha detto che quel covo l'ha procurato lei e quindi lo conosceva ovviamente. Ma sì, ci avevo preso io. E lo ha frequentato, lo conferma questo. Sì, no, per dato ci sta. Allora, nel momento in cui capite che stanno arrivando e lo smantellate, lei dice una parte delle armi va a Follonica. Poi, sì. Va a Follonica. Ma non esclude che un'altra parte sia andata in via Monte Asolone. Allora, la domanda, ah, ho capito logica, la domanda, no. Il senso logico è se io so il contenuto di un certo luogo e vedo che una parte la porto io a Follonica, so anche se quello che c'è a Follonica non è tutto quello che avevo visto in Viale Umbria. Che ma no, una parte, io no, momento. Che una parte quantomeno, non so se è andata in via Monte Asolone, ma da qualche altra parte è andata. Ecco, ah, questo. Sicuro? No, io dico che sono arrivati da Roma in tre. Noi siamo scesi in due e abbiamo riscavato e loro si sono presi le due valigie e sono tornati a Roma. Esatto, e quindi quella era una parte del contenuto di Viale Umbria. Esatto. Un'altra parte di Viale Umbria non era in quelle due valigie. Questo... Ma no, un'altra parte c'era, io avevo solo la mia... La sua dotazione? Sì. Ecco, quindi un'altra parte del munizionamento di Viale Umbria e dei materiali che erano in Viale Umbria potrebbe essere andato in via Monte Asolone, perché abbiamo fonti di prove che ci dicono questo. È possibile. Possibile. Ecco, in Viale Umbria... Ma non posso dare la conferma perché non lo so. Non lo sa, però ecco, dal punto di vista logico lei dice che Viale Umbria finisce parzialmente in due valigie, ma un'altra parte non è in quelle due valigie. Ecco, questo è il suo livello di conoscenza. Sì, ma quell'altra parte, per cosa ne sapevo io, in quel preciso momento, quando siamo partiti per trasportare le armi, era solo la mia dotazione personale. In Viale Umbria ero io a gestire, non è rimasto nulla. Proprio per motivi che era da lasciare quel posto. Ecco, quando diceva però Santa Barbara in Viale Umbria, cosa intendeva? Intendevo quello che ho detto più o meno, cioè c'era sicuramente due fucili d'assalto, delle pistole calibro 9, un M12 tipo. Un M12?
materiali per la falsificazione di documenti? Sì. C'era. Divise dell'arma dei carabinieri? Più dell'arma dei carabinieri ce n'era una da finanziere. Una da finanziere? Sì. Bombe a mano? SRCM, quelle non troppo, sì, forse due. Un paio di SRCM lì c'erano. Mi sembra. Documenti tipo passaporti o moduli di carta d'identità? Sì, quelle cose lì sì, 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 assolutamente. Se le dico di un passaporto intestato a una signorina di nome Angela Romana Fenwich, le dice qualcosa? Era già intestato così, quindi. Era già intestato, era un passaporto statunitense intestato a questa cittadina. Nella sentenza NAR2 viene trattato questo episodio. Ah. Viene trattato questo episodio perché è una rapina commessa a Roma, in questo ufficio dove questa persona lavorava, ed è figlia questa persona di un certo Hugh Fenwich, che era stato coinvolto, secondo alcuni atti giudiziari che abbiamo, nel tentativo del golpe borghese. Vabbè, avvocato, la prego, vado sulle conoscenze del testimone. No, era rivolta alla Corte, ecco, questa precisazione, perché... Non è risolto. Ci sarà poi un tema di prova su questo... Vediamo di concludere questo testimone. Ricorda questo passaporto, diciamo, no. 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 Ricorda però una certa quantità di documenti. No, ma mi ricordo soprattutto moduli in bianco, cioè documenti per fare documenti, no, non fatti. Non ecco, ricorda delle targhe, come dire, utilizzate per azioni, diciamo, targhe di autoveicoli che usavate il sistema, diciamo, di falsificare le targhe negli autoveicoli che usavate per le rapine, certo. Operazioni criminose? No, certo. Oppure le rubavi da altre macchine e le inserivi sulle nuove macchine. Ecco, qual era la metodologia? Ovviamente uno non è che ruba una targa. Sul tema targhe mi ricordo, proprio per l'operazione Croce, no, mi ricordo, che comunque si erano rubate delle targhe e si erano utilizzate. Ecco, ma quando io rubo una targa non è che poi la appiccico su un'auto, no, e me la altre, metti quella. Come? Togli quella reale e metti quella. Sì, ma una targa vera, se viene individuata, consente di risalire al proprietario. Sì, ma se è stata rubata da un'altra macchina e la metti sulla macchina che utilizzi per compiere l'azione. Ecco, le dico, è un dato storico questo, oggettivo. In via Monte Asolone, e questa è la domanda, cioè quello in via Monte Asolone vengono trovate degli oggetti. La vera domanda è se provenivano dall'altro covo o erano ab origine nel covo di via Monte Asolone. In via Monte Asolone vengono trovati vari pezzi di targa del materiale tipo DAS per fare dei calchi con pezzi di targa rubati e ricomporre delle sequenze alfanumeriche con dei materiali plastici che venivano poi diciamo fusi e messi in questi calchi. Ecco, questa metodologia, che lei sappia naturalmente, all'epoca veniva utilizzata, no, a Torino nel contesto delle attività? Questa proprio non me la ricordo. Questo non lo ricorda, ma lo esclude o può avere... Io non l'ho visto, poi se era in via Monte Asolone. Se era in via Monte Asolone può essere che l'abbiano fatto lì, non nel covo che lei frequentava in via Umbria. No, in via Umbria, perché è una cosa talmente particolare che... Insomma, la domanda è, fabbricavate delle targhe sostanzialmente? Va bene? No. No. Documenti, sì, mi ricordo bene, carte d'identità, tesserini delle forze dell'ordine. Ecco, i tesserini delle forze dell'ordine, c'era qualcuno che li procurava? Ah, io però non so chi. Certo. Perché sono stati trovati una moltitudine di tesserini dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza. L'arma dei carabinieri e la guardia di finanza, sì, però non lo so, non ne ho la minima idea. Non lo sa. Ecco, con riferimento sempre a Gilberto Cavallini, Zani le riferì da chi Cavallini nel 77, quando fuggì all'altezza di San Benedetto del Tronto, riparò? E chi protesse Cavallini dalla fuga di San Benedetto del Tronto fino alla latitanza nel nord Italia? Chi? No, non...
Ecco, guardi, c'è sempre il verbale del 28 dicembre 84 nel quale lei riferì sempre informazioni apprese da Fabrizio Zani, dove il dichiarato è: Zani mi disse che quando Cavallini evase 76-77, chiusa parentesi, riparò da Facchini ed ebbe in tal modo occasione di conoscere Signorelli, col quale poi strinse amicizia. Cioè, quindi la sequenza è sempre uno dei colloqui, evasione di Cavallini a foto sì, ho capito il momento storico, sì, sì. Ecco, conferma questa pagina 4 del verbale che le ho menzionato. Quindi Cavallini avrebbe conosciuto Facchini dopo l'evasione, sì, sì, dopo l'evasione, e avrebbe avuto da Facchini appoggio, avrebbe avuto da Facchini il contatto con Signorelli a Roma, con cui strinse amicizia. La storia di Facchini mi ricordo, sì, che proprio poi gli abbia stabilito un contatto con Signorelli, non so. Questo oggi non lo ricorda, no, più, lo disse nell'84, dobbiamo pensare che la sua memoria fosse più viva all'epoca, immagino, no? È così. Sicuramente però la cosa di Facchini sì. Di Facchini ne ha memoria anche oggi, sì. Sì. Ecco, ricorda dell'asse Signorelli Facchini che cosa riteneva Zani sul piano politico? Riteneva questi due personaggi compromessi? Come ho detto prima, appartenenti a una destra che lui ormai rigettava in toto, come nemica proprio, strutturalmente nemica. Ecco, è noto, ed era noto anche a voi, il rapporto fra Franco Freda e Massimiliano Facchini, entrambi padovani, entrambi di Ordine Nuovo in quella città. La domanda è, le è stata posta una domanda, e le è stata data prima lettura del verbale, su questo tentativo di Freda di, come dire, accalappiare nel 78 l'ambiente giovanile della generazione successiva, cioè la vostra, con il cosiddetto ordine dei ranghi. Ecco, la domanda è, erano iniziative in parte librarie anche, no? Sì, l'edizione di Ar, certo. Esatto, però diciamo, questo interessamento di Freda al vostro ambiente in voi sostanzialmente sollecitava sospetti e prese di distanza, visto queste, come dire, cose che Zani le riferiva? Ma diciamo che la posizione di Freda è sempre stata più ideale, cioè dal punto di vista più che operativo politica, dal punto di vista molto ideologico, ecco. E quindi su quello comunque sì, non c'era molta, arrivo, non si era molto attratti da questa, ecco, perché in realtà risulterebbe un po' un'altra lettura di questi fatti. Sono nel verbale del 21 aprile 83, fine pagina 4, inizio pagina 5, ed è qui, ADR. Freda cercò di egemonizzare attraverso TP, ma erano strutture letterarie, mi sembra. Erano queste strutture, non so. E la costituzione di una comunità politica denominata Ordine dei Ranghi, finalizzata alla formazione del militante rivoluzionario, esatto, quello che le era stato letto. Centri di formazione. Ecco, ricorda da chi ha preso questi fatti? Ma questo se ne parlava anche con Adinolfi, con tutti, cioè era una cosa abbastanza pubblica che Freda. Perché lei all'epoca dichiarò, passato anche qui un bel po' di tempo, sì, appresi tutto ciò da Carlo Terracciano, il quale venne a trovarmi a Torino poco prima del suo arresto. Il Terracciano si rivolse prima alla libreria di mio cognato e quindi incontrò me. Terracciano svolgeva un doppio livello, e questa è la domanda che le avevo fatto di discorso, l'uno di carattere esclusivamente librario, volto a sondare le persone che incontrava e consistente nella proposta di associazione ad Adel, che era un organismo, immagino, associativo, l'altro di carattere però politico-organizzativo finalizzato alla cooptazione
all'ordine dei ranghi delle persone ritenute idonee. Infatti il Terrazzano, a mio cognato, propose semplicemente un rapporto per la diffusione libraria. A me invece chiese di partecipare all'ordine dei ranghi. Io rimasi sulle mie e non diedi immediatamente una risposta vincolante. Comunque non ero favorevole all'iniziativa, ne parlai con Adinolfi, il quale pareva propenso ad aderire. Allora, ricordo tutto, è vero, conferma questo episodio. Conferma questo episodio. Sì, non siamo veramente fuori tema. Allora, spiego. Non troviamo alcun collegamento e non viene fuori niente. Almeno noi non lo troviamo. Ce lo faccio Se posso interloquire con la Corte, allora necessariamente con la sua considerazione, Presidente, mi obbliga ad appalesare dei fatti. Magari li appaleso dopo aver fatto una seconda domanda e ultima domanda. Ecco, i nomi di Salvarani e Ingravalle, sì, le dicono qualcosa dentro? Salvarani, sì, responsabile di terza posizione nell'area del Veneto. Esattamente, a Venezia. Venezia, Padova, Venezia. E Ingravalle? Ingravalle? Anche lui forse nell'area veneta, vero? All'epoca è corretto, ma aggiunse qualcosa di più. Ricorda con chi mantenevano queste due persone in Veneto, in particolare a Venezia e a Padova, rapporti? Ed erano due militanti di terza posizione. Ma Salvarani senz'altro, anche in Gravalli, sì. Ma io, francamente, nello specifico posso ricordare che comunque trattassero la diffusione dei libri di AR e di queste cose, sicuramente. Quindi mantenevano dei rapporti con Freda. Per forza, le edizioni di AR erano conosciute a livello nazionale, quindi io, l'unica associazione, a parte la militanza in terza posizione di Salvarani, quello che posso ricordare è la diffusione dei libri, dei testi di AR. Questo certissimo. Ecco, allora, qui il senso della domanda è questo. Allora, mi rivolgo adesso alla Corte, c'è già materiale probatorio in vostro possesso e mi riferisco alle sentenze passate in giudicato sui fatti del poligono di Tiro di Venezia che riguardano la figura del capo politico di Ordine Nuovo, reggente il Triveneto Carlo Maria Maggi, che mettono in collegamento elementi veneti di terza posizione, quelli che ho poc'anzi citato, con il nipote di Carlo Maria Maggi, che abbiamo già sentito in quest'aula, a un uomo che appartiene, secondo le dichiarazioni del test, che molti altri come lui hanno in parte fatto, apparterebbe a un'area che la destra giovanile, diciamo, di terza posizione, rigettava come quella vecchia destra dei Tramoni di cui si parlava all'epoca. Allora, il senso della domanda è, in sostanza, vuole appurare, vuole cercare di scavare sui rapporti fra questi mondi, perché rischiamo, se no, di, come dire, creare un'iconografia un po' statica dove sembra che tutta terza posizione pensa a quello che invece io ritengo in totale buona fede il test è riferito, e tutto Ordine Nuovo o Avanguardia Nazionale sono altro, cioè in realtà dei rapporti culturali di frequentazione con elementi o alcuni elementi di alcuni gruppi entravano in contatto, in relazione anche con elementi che provenivano dalla cosiddetta vecchia destra della generazione precedente. Ecco, la domanda era... No, mi stavo rivolgendo alla Corte, che ha chiesto un'esplicazione, allora, del tema di l'excursus Porto. L'ho capito, però siamo comunque su un piano di pura, voglio dire, nel momento in cui lei stesso riconosce che per alcuni era diverso, che ci fosse qualcuno che invece in qualche modo non fosse così integro come descrive Adamantini, gli esponenti di terza posizione, vabbè, è possibile, ma non coinvolge, credo, tutta l'organizzazione. Certo, però, nel modo più assoluto. L'avvocato, da questi dati, le fa notare che effettivamente anche terza posizione, o alcuni. Ma sì, si potrebbe discutere di tanti di questi fatti, io credo, non lo so, però Salvarani, ha citato Salvarani, no? Salvarani aveva dei rapporti specifici, per quello che sapevo, per la diffusione di quei testi.
È chiaro che le edizioni di Aro sono sempre state un punto di riferimento. Ma quei testi fanno riferimento a, quel, a quell'area lì, ordine, sì, ordine a tutta nuovo. L'area, non solo, a tutta l'area della destra, perché le edizioni di Aro erano... Anche nella libreria di mio cognato c'erano testi dell'edizione di Ara, cioè non è che... Ecco, ma infatti il senso era questo, io non so dire, adesso cosa mirava. La domanda era in sostanza, molto lontano, terza posizione, aveva almeno dal punto di vista della frequentazione dei testi e delle idee politiche che in quei testi Franco Freda esprimeva o pubblicava, avevano una frequentazione in Veneto nel 78-80 anche con quel mondo? L'80, sì. Lo confermo? Sì, avevano, era un po' come... ma non osmosi, però un'acquisizione, direi, di elementi, di idealità, che però erano stati, insomma, evidenziati anche in altre case editrici, ne possiamo citare altre. Ma che provenivano anche dalle edizioni AR di Franco Freda. Avvocato, sì, però la storia della destra non la possiamo... La storia della destra, se la facciamo, è molto... Cioè... O ha un legame col nostro tema, oppure dobbiamo in qualche modo trascurare, anche se è molto interessante, ma non possiamo... Sì. Approfondire. Vado a un'ultima questione. Che devo recuperare. Ricorda a quale movimento apparteneva prima di entrare in terza posizione Fabrizio Zani? Ma forse lui ha vissuto l'esperienza di Ordine Nuovo prima di, se non ricordo male, anche perché... In sostanza Zani le disse mai di essere appartenuto a Ordine Nuovo e di aver anche pensato allo strumento stragista in una certa accezione come giustificato nelle sue attività politiche precedenti? No, cioè di giustificare lo strumento stragista? In una certa accezione. Quale? Quella di non colpire degli obiettivi ma attraverso le bombe in sostanza, non obiettivi persone fisiche ma simboli. Ah, singoli? Simboli, sì. Ma sì, qualche volta, cioè, chiaramente... A memoria di questo, di queste cose che le diceva... I personaggi però specifici, non allora, ho... nel verbale del 20 dicembre 85, è la domanda di chiusura, sì. Lo Zani, lei dichiarò, rivendicava l'esperienza di Ordine Nero e la definiva come una sorta di spontaneismo bombardiere, espressione dell'autonoma iniziativa del suo gruppo ed espressione della capacità della destra di reagire autonomamente di fronte allo strapotere dei gruppi di sinistra. Lo Zani sosteneva l'autonomia del discorso di Ordine Nero dalla strategia stragista e affermava che gli attentati rivendicati da tale organizzazione dovevano avere una valenza esclusivamente simbolica, non produrre vittime. Sì, lui era assolutamente contrario al fatto di produrre vittime, su questo... Però l'uso di quello che lui definiva, lei, spontaneismo bombardiere, implicava... Sì, come esempio, come dimostrazione di... Sì. Lo Zani considerava Facchini invece un qualcuno da tenere alla larga. Sì, Facchini lui lo considerava un elemento appartenente, come ho già detto, a questa destra reazionaria, comunque avversa al percorso che lui aveva. Possiamo dire anche stragista? Ma il discorso stragista, noi, allora, non si usava, non so come dire, è difficile, che io non ricordo neanche un'occasione in cui si sia parlato, adesso può essere che lo abbia detto nei verbali, non voglio, però... Il tema era destra reazionaria tendente a mantenere lo status quo, cioè apparentemente con strategia golpista stragista. Con strategia golpista, certamente, anche stragista. Detto prima diceva anche stragista. Sì, va bene, sì. Quindi Facchini era quella cosa lì per Zani. Sì, ma senza che mi abbia mai detto ha partecipato a una strage, cioè, ecco, però le disse per caso Zani o la Cogolli di aver incontrato Facchini qualche giorno prima della strage di Bologna e
che Facchini disse loro qualche cosa. Sì. Ne ha memoria di questo episodio? Sì, sì, la incontrò, cioè Giacogolli incontrò Facchini, il quale disse: ma è meglio che te ne vai da Bologna perché potrebbe succederti qualcosa. Questo mancavano pochi giorni prima la strage del 2 agosto. Sì, prima, una settimana, non so quanti giorni, mi ha detto. Potrebbe succederti qualcosa. Ecco, perché... Dopodiché si è fermata lì la Cogolli, non ha aggiunto parola, ecco, non ha aggiunto verbo. Siccome ecco qui proprio le parole fanno veramente un po' la differenza, nel verbale del 28 ottobre 82, reso a Torino, lei compare, c'è questo tema di prova e alla domanda dichiarò: circa la strage di Bologna, nulla so di preciso, posso però dire che qualche giorno prima del fatto Lozani e la Cogolli incontrarono a Bologna o in una città vicina una persona che, se ben ricordo, era il Facchini Massimiliano, il quale disse loro di andarsene via da Bologna o dai dintorni perché sarebbe successo qualcosa. Il Facchini è legato a Freda. Allora, non le sarebbe soggettivamente, ma sì, ma io su questa cosa siamo già... conferma questo dato letterale che c'è in questo... No, io ho avuto modo di riflettere su questa frase. Verbale del 28... C'è stato però un verbale successivo, anche in sede di udienza, proprio al processo di Bologna, al primo, dove di fronte che poteva domanda, succederle qualcosa. Sì, del presidente, io ho dichiarato che rivedendo, ed eravamo molto più vicini al periodo, a me sembra, e sono ancora convinto adesso, che la frase sia stata quella. Quindi su questo si è discusso in tante occasioni. E comunque io, in questo verbale dell'82 lei dichiarò, diciamo... Io dico che sostanzialmente sostengo che la frase corretta sia stata riferita più a lei. Più a lei, cioè a un pericolo che poteva correre lei. Insomma. Sì, ma però... Cioè, ma però, no. Però sì, effettivamente okay. Non... Comunque la... E poi non mi quadra neanche che fossero lei e Zani, mi sembra che Facchini avesse visto solo lei, tra l'altro. Qui lei dice detto... che aveva incontrato Zani e Cogolli. No, infatti a me anche questa cosa l'ho... Perché poi, comunque... Comunque Gian Cogolli viveva in via Monte Asolone a Torino due anni dopo. Con Zani? Con Zani. Erano loro quelli che tenevano sostanzialmente, era stato credo Stroppiana a prendere la casa e tutto quanto, però erano loro che vivevano e la occupavano fisicamente, quindi la gestivano. Le risulta ci fossero delle, anche se non ha avuto una contezza diretta visiva, che fossero armati, diciamo, in quell'abitazione? Non era un'abitazione dove mangiavano e dormivano e basta, detenevano anche erano armati. Tutto il materiale tipico di lei chi... non voleva armi, ma lui sì, era. Quindi c'erano armi e materiali simili a quelli di Viale Umbria. Sì, ma li avete, sono stati anche trovati, credo. Esattamente. La ringrazio, Saldi, dello sforzo. Grazie.